Comunque, ragazzi, terzo 1-2 e 3. Cago io e puzzite 4-5-6. Mi dispiace, puzza lei. Buon ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Questo video è un po' particolare, un video speciale. Sapete che voi che io cambio canale e doppio la televisione, no? Così random, improvvisando. Ma perché non provare a cercare di capire cosa stanno dicendo le persone che potrei doppiare? Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Di prendere dei video di nostri colleghi youtuber vari, che scopriremo durante il corso del video, e vedere uno spezzone di quello che sta succedendo. Io cercherò di capire il loro labiale e proverò a doppiarli. È una cosa molto difficile perché in tutto questo dovrò anche ricordarmi cosa penso che abbiano detto. Ma prima di fare questo, vi invito a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno e di iscrivervi a tutti i miei social, ragazzi, perché io, insomma, sono molto attivo su tutti i social. Iniziamo, Paolo? Vai. Andiamo, allora, iniziamo. Solta, ti mettiamo in difficoltà, eh? Questo è difficile. Iniziamo con Casa Surace. Oh, grandi ragazzi di Casa Surace. Ho dei post-it qua sotto perché hanno i sottotitoli loro, quindi me li devo coprire, altrimenti non avrebbe molto senso. Allora, è in muto? Sì, ok. Addio, la telecamera si muove. Ma parlano contemporaneamente, è un bordello qui. Ci sono talmente tanti tagli e vanno talmente veloce che il labiale non è. Posso provare a capire il senso. Quanto è passato? 40 secondi. Mi hanno già detto tipo tutti i video del mondo. E va via. Basta, basta, va, 55 secondi. Proviamo. Allora, ragazzi, allora mi fa l'aperitivo. Ho doppiato anche la macchina, hai visto? Ma chi? Poi Paolo, guarda, devi fare la Paolo, ho comprato la macchina nuova, ti piace? Mamma mia, che bello, piace, non si sente, non ti capisco, perché ti piace, no, ma è cosa, chi, è bella, proprio la macchina, mi piace, sì, ho capito, ma io non ti sento, ma perché, cioè, cosa, non ti sento, non ho capito, non sentiamo, aspetta, c'è il volume alto, aspetta, abbasso il volume un attimo, basso, no, perché c'è la manovella, sai, io ho comprato, c'ha lo stereo, come c'ha lo stereo? Eh sì, c'ha lo stereo sta macchina, ho comprato lo stereo, c'è lo stereo, ho compenso, sai quanto l'ho pagato in più per metterci lo stereo? 6.000 dollari, io l'ho messo lo stereo, no, l'hanno messo tutti quanti, l'altro rito, non ho messo io lo stereo, poi c'ho pure la manovella, no, per salire, vedi, regolo il volume, olè, e me ne vado, cioè. Ha smesso di drogarsi, eh? Eh sì, si è comprato la macchina con i soldi che ha risparmiato della droga. Basta. Ok, Mamma mia. riguarda con l'audio. Nicolò, non parlavo! Oddio! Che non va benzina, che non lo sai. Tu cosa sono le macchine elettriche? Dico, in genere le macchine elettriche sono silenziose. Cosa? Dico, in genere le macchine elettriche sono silenziose. Ah, boh, capito il casco, che la macchina rompa troppo, se ne gioca solo. Ah, mo ti sento. Scusa, ma è il rumore del motore. Ma che motore, Ricca? Che sei elettrica? Che un motore, hai il rumore del motore, Ricca, l'ho messo nello stereo, perché ancora non mi sono abituato, vedi? Se accelero, non fa rumore, non lo faccio per me, lo faccio per il paese. Vabbè, io non lo so, non si capiva, cioè non potevo seguire il labiale, ho improvvisato su quello che succedeva. Non potevi neanche sentire il rumore del motore. Eh no, io potevo immaginare che fosse il volume alto della macchina, cioè della musica, beh, avendo visto la scena, potevo supporre che non si sentissero per quello. Grandi ragazzi di Casa Surace. Ma se lo improvvisassi Sabago invece? Perché alla fine è difficile seguire i labiali. Cosa sono i canali, i loro contenuti, community e crowdfunding? Parte 1 di 2. No, no, lo improvviso, lo voglio improvvisare. Ragazzi, oggi parlerò di una cosa importantissima che ho scritto nel titolo, perché altrimenti avrebbe davvero poco senso parlare di qualcosa che è fuori dal titolo. Cioè, uno scrive il titolo per parlare di quell'argomento, non è che scrive il titolo per parlare di altro. Io comunque ho fatto un titolo, ho scritto anche parte 1 di 2, perché ci sarà una seconda parte del titolo, cioè non solo del titolo, del video in generale. Ci sarà proprio una seconda parte dove parlerò pressappoco della seconda parte di quello che parlerò adesso, perché adesso parlerò della prima parte, della prima metà, insomma. Poi ci sarà un secondo video dove parlerò della seconda metà, ma la prima metà va dall'inizio fino a metà circa e si chiude in questo modo, mentre la seconda parte va da metà fino alla fine. E più o meno è questo di cui parleremo nel video. Certo, non posso parlare di argomenti di cui parlerò nel prossimo video, perché altrimenti mischierei la seconda metà con la prima metà e sarebbero pezzi sparsi. Invece la prima, la seconda, la terza, la quarta parte saranno in altre cose. Basta, non c'è più. Grande Sabaku. Credo che sia proprio quello che diceva. Ah, sì? Ragazze e fanciulle, welcome back e benvenuti.
Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, che è Sabakuno Maiko in giapponese. Andiamo avanti. Cos'è? Favij, aspetta, fermo! All'improvviso anche lui. Benvenuti a tutti ragazzi, sono Favij, sono amico di Maurizio Merluzzo, ci conosciamo da tanti anni, ma io sono sempre rimasto uguale, sono come quando avevo 19 anni, guardate quanti iscritti ho qui, e invece di qui ne ho molti di più. Pensate, io ho una caterva, ciao, sono con Bud Spencer, sì, lui è Bud Spencer, no, non è Cannavacciuolo, è Bud Spencer. No, sta scherzando ragazzi, siccome avete visto che io ho fatto vedere quanti iscritti ho su un canale, quanti iscritti ho su un altro adesso, però voglio diventare un cuoco famosissimo come Cannavacciuolo. Levo la pubblicità perché mi copre la bocca. Favij, eccoci, siamo venuti a Cooking Simulator e la mia testa esce dal riquadro che ho creato apposta per questa occasione, per i videogiochi. Vediamo, giriamo in cucina. Allora, vediamo se c'è la possibilità di fare un frullato, perché io sono un grande fan di Maurizio Merluzzo e voglio fare un frullato come faceva lui, in cotto e frullato. Questo è scritto in inglese, io non lo so leggere l'inglese, so leggere tutte le altre lingue del mondo, ma l'inglese non mi riesce, se parlo il fenicio. Basta. Oh, zitto, allora. Non trovavo la freccia del mouse. Oh, oggi rendiamo orgoglioso il mio sensei, che è Antonino. Antonino, io lo conosco. Infatti, secondo me starà guardando anche questo video. Ciao Tony, spero che... non, cioè, nel senso... Non guardare questo video. Grande Favij, un saluto, un abbraccio a Lorenzo, mio amico. Andiamo avanti? Murri! Oh, il mio amico Murri. Siamo tutti amici, in realtà. Allora... Stai fermo, lo faccio in palermitano perché oggi farò un video, ho picchiato la testa. Allora, che dobbiamo raccontare questa volta? Vi devo fare un video dove mi tocco l'orecchio, il titolo, e reagisco ai video con zero visualizzazioni, seconda parte. Guarda, mi metto pure le cuffie perché così possiamo parlare meglio di questo video. Sono molto belle le mie cuffie. Io me ne metto per allenarmi perché vorrei diventare grosso come Maurizio Merluzzo, ma sicuramente non ci riuscirò mai. E in ogni video che facciamo si vede che comunque è più grosso di me. Allora, vediamo che video ci sono. Adesso, prima di vedere questo video, dovete iscrivervi al canale di Maurizio Merluzzo. Non al mio, perché io già comunque ho 1,5 miliardi di iscritti. Facciamo le corna che se non si disiscrivono. Comunque, ragazzi, terzo 1, 2 e 3. Cago io e puzzite 4, 5, 6. Mi dispiace, puzza lei. Basta, grande Murri. Ti voglio bene, amico mio. Non so, non ho idea di cosa abbia detto. Silenzio, devo iniziare a registrare. Ciao a tutti ragazzi, sono Fotogix Murri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nel secondo episodio di Reagisco ai video con zero visualizzazioni. Grande Murri, se volete un video con Murri andatevelo a vedere, perché ne abbiamo già fatti un sacco, ma ne faremo ancora perché siamo amici. Cos'è? Montemagno? Io tengo, sembro un po' Adriano, col mio modo di parlare. Allora ragazzi, oggi parleremo di questo vantaggio competitivo di Facebook, Google, Amazon, eccetera, che tu non hai. Loro ce l'hanno. Mi appare una barra blu mentre parlo sotto, ma non è colpa mia. Allora, oggi parleremo appunto di queste cose che vi ho appena elencato e le lanciamo tutte in aria così, perché è random. Le lanciamo in aria. Il gesto della mano sta a simboleggiare proprio l'azione che viene compiuta qui e qui. Non è che io parlo a caso, nel senso, sì, parlo anche a caso quando mi pizzico il pizzetto, ma quello che io dico ha sempre molto senso, perché altrimenti non avrei tutte queste visualizzazioni e non mi seguirebbero tutte queste persone che crescono, vedete come fa la mia mano, crescono sempre di più, però io sono contento lo stesso, sono sempre comunque molto 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 contento, perché a volte sono piccoli, vedete, sono piccoli così, e si muovono in branchi, come i dinosauri di Jurassic Park. Ma di cosa devo parlare? Ah, devo parlare giustamente del vantaggio, il mega vantaggio competitivo di Facebook, Google, Amazon, eccetera, che tu non hai. Questo è il titolo del video, ma io potevo mettere un altro titolo, ma metto questo perché parlo di questo, fondamentalmente. Ho intenzione di farmi crescere il pizzetto perché così somiglierò di più a Paolo Cellammare, anzi tutta la barba, forse è meglio tutta la barba. Così siamo uguali, così divento Paolo Cellammare. Sì, voglio diventare Paolo Cellammare. Io voglio diventare Montemagno. Grande Montemagno. Non so fermarlo. Grande Montemagno, mitico, metal.
Perché meta? Non lo so. Sai che non mi ricordo se ne abbiamo già parlato, forse sì, di Topics Watch. Ne abbiamo già parlato? Boh. In pratica ogni mese Facebook segnala gli argomenti caldi sulla piattaforma, che però hanno alcune caratteristiche molto interessanti. La prima è che sono, vabbè, americani. Caratteristica numero due è che non sono degli argomenti che ci hanno il picco così al volo e poi moicchiano. Chiudiamo con Luis e Matano. Fermo! Credo che il labiale dell'inizio sia abbastanza semplice. Ciao, mi chiamo Luis. Adesso faccio un video con Frank Matano, però io ho il cappellino. Adesso intervisteremo Frank Matano, che è qui con me. Eccolo, salve, sono Frank Matano. Allora Frank, tu sei largo così. Sì, sono largo così. Cosa ci vuoi raccontare in questo mio video al quale ti ho invitato? Allora, aspetta, alziamoci un attimo perché... no, sei più alto Luis. Forse un pochino, non di tanto. Ma la mia mano è più alta. Guarda, se alzo la mano diventa più alta di lui. Guarda, sicuri? Siamo sicuri? Siamo in bianco e nero. Mannaggia. Frank Matano. Ride. Dov'è Luis? Non c'è il mio intervistatore. Beviamo acqua, poniamo il Mac, beviamo il microfono, muoviamo tutto, perché così tutto è un movimento unico. Ma si parlano accavallati, come faccio a doppiarli insieme? Ma non si fermano un attimo. Allora, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale di Maurizio Merluzzo, ovviamente. Condividetelo, fatelo vedere a zii, cugini, parenti, compare e nipote. Sì, pure agli amici, zii, cugini, parenti, compare e nipote. Sì. Iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social. Un saluto e un abbraccio anche a Luis e Frank Matano, che andando in due ho avuto un po' di difficoltà a seguire, non sapevo poi di cosa stessero parlando, quindi ho improvvisato completamente. Ragazzi, come ho già detto, se il video vi è piaciuto condividetelo, fatelo vedere anche a loro, a tutti quelli che ho doppiato in questo video. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò, neanche sulla faccia di chi, ma lo farò. Io ho bisogno di andare in coma. Non togliere il video. Non togliere il video. Cioè, non è che ora è finito, non mi vedo più e allora tu levi il video. No, devi seguirmi. Perché devi... come... perché sto facendo questa card finale? Per intrattenerti? Sì, in effetti sì, perché qui ci sono tanti video bellini nello schermo, capito? Clicca lì.